Tu sei mio Dio, tu sei la mia rocca, tu sei la mia potenza, Signore. Fai che possa arrivare a tutto, Signore. Donami intelligenza, capacità e tutto di aiutare tutto il tuo popolo, Signore. Alleluia. Gloria a tuo nome, Signore. Meraviglioso sei, Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia, alleluia. Santo, santo sei Signore, Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra. Tutte le cose visibili e invisibili. Ti ringraziamo, Padre, per la gioia e per la forza che tu ci dai, Signore. Alleluia. Alleluia.
Ci siamo. Gloria a Dio. Ciao Davide, Dio ti benedica. Mandala l'invito che ti faccio salire. Gloria a te, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Bene. Allora, ho invitato a tutti, siamo a posto adesso, lasciamo perdere le altre live perché se no non ce la facciamo. Per stasera ci organizziamo così e poi penserà Dio a tutto il resto. Perché se mettiamo tutto a fare stasera, la live non verrà completa e io con l'aiuto del Signore vorrei aiutare a tutti a guarire. Gloria al Signore. Ecco, facciamo così, questo lo mettiamo qua e questo lo mettiamo qua. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria al Signore. Carme, dai l'invito che ti faccio salire, Carme. Alleluia. Bene, adesso occupiamoci per quella persona che aveva mal di schiena. Vi prego che c'è una persona che ha bisogno di cibo. Se potete aiutarla, si chiama Padre Fausto. Se ci volete mandare qualcosa con PayPal, lui c'ha PayPal me, Padre Faust, 7283. Se volete mandarci qualche offerta, dico 5 euro, 10 euro ciascuno, se ce lo volete mandare, con tanto piacere. Poi c'è una sorella che stasera ha chiesto aiuto pure. Fate voi, sentitevi liberi. Adesso la sorella io la sto facendo piangere davanti a Gesù e stasera la libererò da tutti i suoi problemi, che domani sarà la donna più ricca del mondo. Gloria a Dio. E non l'emosinerà più chiedendo aiuto agli altri. Perché nessuno viene da... Il mondo è così cattivo. Non perché è cattivo. Lo hanno portato il mondo a essere cattivo, i governatori. Ci hanno spremuto che a fine del mese non ci arriviamo più nessuno. Neanche io. Anch'io stasera ho avuto una collera, non posso dire con chi, per questo motivo. Perché non si ci arriva più neanche a fine mese, anche che sto lavorando e la pensione minima che ho non ci arrivo più, perché con la pensione pago la casa, la macchina, le spese dell'assicurazione, luce, gas e non resta niente. Se non lavoro qualche giorno faccio la fame qui, avete capito? Perciò dico,
il mondo non può dare, non può dare. Ma adesso io sto chiedendo l'offerta perché sono obbligato a darmela, perché ho visto che sono già 3 anni che faccio gratuitamente e tutti mi dicono domani, fratello, te li do, il mese prossimo te lo do, l'anno prossimo te lo do. Sono 3 anni, non ho visto un centesimo, non ho visto un centesimo, ve lo dico con tutto il cuore. Eppure ancora fino adesso ho aiutato e ancora non ho visto un centesimo e adesso sono obbligato perché devo comprare queste carrozzelle che sono 2 stanze con il gabinetto ognuna. Sono 2 e serviranno per 4 famiglie che verranno qui per essere aiutate da me e dal Signore Gesù Cristo e Dio, per non fargli pagare l'affitto dell'hotel. Tra il mangiare, l'affitto dell'hotel e spese di viaggio, se vengono dall'Italia devono venire con l'aereo e già partono un sacco di soldi, specialmente adesso che il biglietto è minimo perché siamo d'inverno, ma se vengono d'estate solo 800 euro solo il biglietto per ogni persona. Immaginate cosa sto prevedendo. Sto prevedendo una cosa molto, molto, molto importante. E poi se mi volete dire che sono disonesto, ditemelo. Io l'accetto. So che il mondo già lo dichiara che sono disonesto, perché cerco denaro dai poveri. Ebbene, sia fatta la volontà di Dio. Io perdono a tutti. Bene, dov'è la sorella che... Devo guarire le spalle. Già mi se farò il possibile. Fratello, non ti devi sforzare, quello che puoi. Va bene, tranquillo. Usa PayPal. Nel biglietto mio, in ogni profilo c'è. Scaricati il biglietto, te lo metti nel portamonete. Se lo fai con PayPal, basta che cerchi le mail mie. Angelo Picone. 362 crocciola gmail.com. Basta. Cercando questa email già mi trovi in PayPal e fai tutto. Sono qua, fratello. Allora, sorella Antonia, ti scrivo già che faccio la preghiera. Allora, dimmi cosa soffri, perché per soffrire delle spalle ci sono molti peccati qui. Perché l'io, che è il tuo angelo, che si chiama, tu ti chiami Antonietta Londino, il tuo angelo è femmina, tu sei femmina, e si chiama Antoniettuccia. Questo angelo, Antoniettuccia, ti ha castigato. Ha preso i peccati che c'hai qua, che l'avevi piena, che ogni tanto ti faceva mal di testa. È vero che ti faceva mal di testa ogni tanto? Quasi spesso. Lui ti ha aiutato, che ti ha tolto questi peccati che alcuni che avevi qua, però ti ha castigato, te li ha buttato dove ti fa male. Sì. Cosa hai fatto di sbagliato? Ah, non lo so, tu lo sai. Tu lo sai, sorella. La pubblicità televisione la vedi. Già è una. Le spalle, perfetto. La pubblicità televisione già la vedi. Già è una. Questa qua riempie tutta la stanza di memoria. Solo la pubblicità già sei piena già. Poi bisticci, io te li dico tutti, quando pensi che sia uno di quelli me lo scrivi, sì fratello, questo mi è successo. Allora, il telefono, ti squilla sempre il telefono allora, e vabbè,
usa il nome, ciao Angelo, prega per me. Prima devi uscire, devi cambiare nome, cognome e la foto. Anche la sorella, adesso io prego per lei. E mentre finisco di pregare, devo uscire, devo andare nel profilo suo e anche tu. E dovete mettere foto, nome e cognome, come vi chiamate, senza numeri e né niente. Chi ha i numeri nel profilo verrete bloccati in questo TikTok. Tra poco che salgono i miei assistenti vi bloccano e non potete entrare più, vi dovete fare un altro profilo TikTok per entrare. Mi dispiace. Sono 3 settimane che lo dico e nei video che vedete, che vanno 24 ore su 24, è tutto registrato. Vedete, già c'è la mia assistente, Lella, a tutti quelli che sono senza foto, a tutti quelli che sono senza nome giusto, ci scrive un biglietto sotto, basta che lo scrivi una volta solo, lo scrivi e poi fai copia e lo incolli a tutti. Va bene, queste persone che sto pregando non falli scendere. Ma gli altri, guarda che c'è un username anche che ci ho detto di scendere, non li bloccare, non bloccateli per stasera, diamo possibilità stasera che possano andare nel suo profilo e cambiare la foto, nome e cognome. Ma per stasera soltanto faccio questa eccezione, perché già sono 4 settimane che dico, ho mandato anche il video qui in TikTok ieri sera e stamattina, che qui si entra nella live di Angelo Piccone, nome, cognome e foto a metà busto, come quella della tessera, perché devo vedere chiari nel viso per mandare l'energia di Dio. E poi vi spiego perché. Va bene? Ok. Perfetto. Allora, Andone, pubblicità da televisione, il telefono che ti squilla tutto il tempo e ti sei anche arrabbiata. Allora, Andone, netta. Andonetta Londino. Perfetto. Dolore, dolore, spalle. Allora, ti ho detto di pregare in ginocchio, l'hai fatto? Scrivimi se hai fatto la preghiera in ginocchio davanti a Gesù e gli hai chiesto di perdonarti. Cosa è successo? Hai sentito qualcosa? Hai pianto? Tutto devi dirmi. Ascoltatemi quando vi parlo perché è importante. Quando vi dico di fare una cosa, fatela perché è importantissimo se volete guarire. Buonasera Rosa Margherita Ventura, Dio ti benedica, come stai stasera? Gloria a Dio. Lella Chiarelli, prego. Prego fatto. Amen. Bene, hai fatto tutto allora. Ciao Angelo, buonasera. Prega per i miei nipoti malati, Gabriele, Martin, malattie generiche. Grazie, ti voglio bene. Bene, lo farò subito. Lella, lo farò subito. Allora, Lella. Lella Chiarelli, pregare. Malati.
malattia generica. Forse questa malattia è dovuta perché ritornano a te tutta la famiglia, sorella, lo sai questo? Forse è la malattia che ha mandato Dio per farle ritornare a te. Sorridi, sorella, sorridi. Forse, forse, forse. Stacci vicino a questi tuoi nipoti, lascia tutto. Fatti vedere quando tu li ami. Grazie, Padre. Stacci vicino più che puoi, perché tuo figlio e tuo onore devono vedere il tuo amore per loro, anche che loro non ti hanno amato fino adesso. Gloria a Dio. Alleluia. Mi hai sentito, Lella, scrivilo. Alleluia. Gloria a te, Signore. Alleluia. Gloria a tuo nome, Signore. Santo sei, Signore. Benedetto è Dio. Alleluia. Signore, ti amo con tutto il cuore, con tutto me stesso. Abbi pietà di ognuno di noi, Signore. Grazie, Signore. Ancora per ognuno che ha bisogno di te, Signore. Benedicile, Signore, tutti. Alleluia. Lella di Chiarella di Ciamene, grazie, sto piangendo, mio onore ne li fa vedere ogni 3 settimane, capisco che sofferenza, capisci che sofferenza, certo, però forse questa malattia, forse romperà questo ghiaccio, però tu lascia tutto, e sforza la situazione, valli a trovare, non aspettare che te li portano a casa, vai da loro, sforzali, entra dentro casa e non uscire più, hai capito? Entra e non esci più, perché vedranno il tuo amore verso di loro. Adesso io pregherò anche per questo. Entra, comportati diversamente come ti comportavi prima, perché adesso sei un'altra donna, non sei quella che eri prima. Adesso ti ho trasformato con l'aiuto di Dio a una santa. Perciò falla questa santa. Adriano Saviero dice amen. Pregate per la nostra salute. Adriana Sivier 82, però deve andare a cambiare il nome e cognome, devi togliere 92 dopo, va bene? C'è il rischio che qui qualcuno ti blocca, c'è qualcuno che ti fa scendere tutta una volta a che sei qua dentro a che non vedi più la chat, ti hanno silenziato. Perché sono 4 settimane che lo dico e tutti i video che sto mandando c'è, ogni video c'è questa notizia. In questa chat di Angelo Picone si entra solo nome, cognome e una foto di identità come quella della tessera, a metà busto. Perché io vi devo vedere nel viso per mandare l'energia che avete bisogno. Non chiedetemi altro perché, non che, perché è indispensabile. Va bene, se venite con un username 10, 20, 30, 40, 50, a chi la mando l'energia? Me lo fate capire? A chi la devo mandare l'energia? Se io devo mandare un'energia a non si sa chi, tanto vale che l'energia me la tengo io, che ne ho bisogno. Allora, tutti devono entrare qua, nome, cognome, foto d'identità, come quella della tessera.
a metà busto. Tanto la fotocamera ce l'avete, a farvi una foto a metà busto non ci vuole niente. Il nome e cognome, andate nel profilo, andate in proprietà, è come Facebook, ne fate tante fotografie in Facebook, la stessa cosa. Andate in proprietà, cliccate modifica profilo e siete là. È semplicissimo. Bene, allora. Adriana Silvia, ti scrivo. Adriana Silvia. Allora, io vorrei sapere, Adriana, se puoi scrivere sotto che tipo di malattia avete in famiglia. Per favore, se ci sono tumori, febbroni, se ci sono malattie generiche, che cosa? Che tipo? Perché se è tumore già ci abbiamo la medicina, l'acqua bollita. A 2 mesi il tumore è stordito, morto. A 2 mesi. Febbroni, tumori intestinali, in testa, nel ventre, nel fegato, nei reni, ovunque siano, muoiono tutti. Perciò dimmi qual è il tuo problema. Che io già ti assicuro e ti tranquillizzo. Poi dipende il male che hai, c'è bisogno in privato che ti controllo, anche che sia a distanza con la webcam, controllo tutta la famiglia, solo che in privato li faccio a pagamento con l'offerta. L'ho spiegato poco fa, spero che l'hai sentito. Non voglio ripetere i motivi perché mi prendo del denaro. Va bene, è un'offerta che per le spese che devo fare per questi due camioncini, che sono 2 stanze, ognuno è gabinetto, per ospitare i malati che vengono dall'Italia, dalla Germania, dalla Francia, dalla Russia, dalla Cina, ovunque, verranno da tutto il mondo, perché fra poco andremo in televisione, in Eurotelevisione. Qui forse ho bisogno la guardia del corpo, se no mi stringono e mi soffocano. Allora, sorella, hai scritto? Antonietta scrive: mio marito non torna, viene ma se ne va. Questo è uno. Vai avanti. Cosa c'è altro? Per esserci questo c'era delle altre cose. Prima che tuo marito non torna, se ne va. Viene, se ne va. C'erano altre cose, sorella. Devi specificare tutto quello che c'è stato, per favore. Perché devo capire cosa ti è successo. Se tu hai 1.000 amici, quando guardo, se c'hai 1.000 amici, no, c'hai un profilo nuovo, 397 amici e 166 follower. E mi piace, ce n'hai zero completamente. Devi metterti a fare della live anche qui, segui a tutti e metti a tutti i mi piace, così li cambiano e a 2 settimane avrai 1.000 mi piace e 1.000 follower e 1.000 segui. Quando avrai 1.000 segui, poi non darlo più a nessuno. Ti basta che tu. Uno già te lo do io adesso, guarda, te ne do uno, già ce n'hai uno in più, sono io. Perfetto. Allora, anche in questa live, mentre tu parli con me, a tutti metti mi piace e mi segui. E quando vai nei profili, tutte le foto che hanno, tutte,
metti mi piace, perché loro si sentono obbligati a metterti mi piace anche a te, perché vedono la tua bontà e loro ti ricompensano. E così avviene che una settimana o due avrai più di 1.000 amici e 1.000 followers e 1.000 mi piace. Beh, allora, sorella, attendo il resto. Lella dice amen, grazie, sto piangendo, mia nuora me li fa vedere ogni 3 settimane, capisco. Adriana, amen, pregate per me, la nostra salute. Adriana, Xavier, preghiera per la salute. Preghiera per la salute. Poi cosa c'è altro nella salute di tutta la famiglia, per favore? Lella dice non posso fare niente, lei è la mia nemica. No, non dire più questa parolaccia. Vengo lì e ti tappo la bocca. Non dire che lei è la tua nemica, perché già la identifica il tuo angelo. Il tuo angelo già dice, ah, è la tua nemica e sarà sempre la tua nemica. Hai capito? E quante volte te lo devo spiegare? Tutto ciò che diciamo e pensiamo diventa realtà per l'angelo. Ma lo vuoi capire o no? Ehi, Lella, guarda che ti sgrido. D'oggi in poi devi dire, lei è la miglior amica tua che ti ama e tu l'ami e vedi che germoglierà quest'amore. Tu coinvolgerai il suo amore da negativo a positivo e mentre pensi che è tua amica lo devi immaginare, mentre che ti apre la porta, ti dice entra, ti chiama mamma. Entra mamma, ti offro un caffè. Devi immaginare questo. Mentre tu immagini il tuo angioletto che si chiama Lelluccia. Sorridi adesso. Lelluccia manda tutto quello che stai pensando a Dio e Dio ti benedice. Allora, d'ora in poi, modellati nel pensiero, perché tu sarai la santa Lella che farà cadere la guarigione a tua nuora che ti amerà. Amore mandiamo, amore riceviamo. Noi ne mandiamo 10%. E ne riceviamo 20%, se no 30%, perché Dio ci mette il suo amore. Oltre a quello che riceviamo dagli estranei o dei familiari di quelli che pensiamo. Adesso ti ho detto tutto, dai, fallo. Ella, ella, culla, cuffa. Buonasera, signora Picone. No, non dire signore, signore è la sua. Buonasera, Picone. Se la vuoi fare abbreviata, buonasera, Angelo, fratello Angelo, così, semplice, semplice. Dimmi, ella, Kufer, Dio ti benedica. Nel frattempo leggo il messaggio di Ornella Salerno. Fratello Angelo, puoi fare una preghiera per me? Grazie. Pace e bene a te, Dio ti benedica. Subito la faccio. Ho queste 3 persone, le faccio tutte insieme. Allora, Ornella Salerno. Preghiera. Ecco,
preghiera per tutta la famiglia. Voglio aggiungere quella sorella che aveva bisogno di aiuti finanziari. Se mi sta ascoltando, scrivi di nuovo il suo bisogno perché altri che sono entrati possono capire. Lei ha bisogno di un'offerta, ma io ci ho detto che è impossibile che tutti possano offrire l'offerta. Per motivo che siamo tutti stressati. Può darsi che il Signore manda un angelo qui dentro, chissà, può darsi che quest'angelo gli possa spedire qualcosa, ma se non c'è quest'angelo, stasera questa sorella sarà guarita e troverà la fortuna, sia spirituale che materiale. Sorella, scrivi di nuovo questo messaggio che hai bisogno. Allora, Ornella Salerno, Angelo, Monda, se è possibile, Ornella Salerno, puoi specificare se c'è qualche problema in famiglia di salute o altro, che tipo più o meno, se è pesante, se è leggero oppure globale così. Senza vergogna, sorella, non avere vergogna, perché se sono cose brutte ti do subito l'antidoto. Alleluia, gloria a tuo nome, Signore. Santo, santo, santo sei, Signore. Alleluia. Allora, Antonietta dice: io posso farlo domani, fratello, tranquillo. Domani lo fai tranquillo. Ok. Allora, Donatella Birba, buonasera, Angelo, come stai? Io sto bene, sorella, Dio ti benedica anche a te. Coraggio, dai. Alleluia. Adriana Severi dice: meringione alla testa. Meringione alla testa. Allora, non ti preoccupare più per questo. Devi già, non so se l'hai sentito, bollire 1 litro e mezzo d'acqua. Se c'hai l'acqua del rubinetto, acqua corrente, che non siano delle vasche oppure della cisterna, poi prende l'acqua dai rubinetti, misurala con una bottiglia vuota, la metti dentro una pendola, accendi il fuoco, punti l'orologio, dopo che accendi il fuoco, punti l'orologio che passa qualche secondo, a 3 minuti, a 3 minuti l'orologio deve suonare. Quando suona l'orologio, guarda dentro l'acqua che già stanno salendo alcune bollicine, 3, 4, 5, 6, 7, non ha importanza. Appena stanno salendo queste bollicine, chiudi il fuoco del gas e l'acqua è pronta. Non bollitela troppo l'acqua perché non è buona più. Vi spiego perché. Già questi 3 minuti già uccidono tutti i germi che sono nell'acqua. È sufficiente quel calore. Muoiono subito, subito muoiono i germi dell'acqua. I germi dell'acqua che muoiono sono il cibo dei tumori e dei febbroni. Avete capito? E dei germi che abbiamo dentro il nostro organismo che portano infiammazione e dilatazione della pelle. Questi germi, dato che sono morti, non portano cibo a questi altri germi che nascono dentro di noi. Avete capito? Poi vi spiego come nascono questi germi. Siamo noi portatori che facciamo nascere questi germi dentro di noi. Non andando a Gesù e mettendo i nostri peccati ai piedi di Gesù, l'angelo che è qui nel terzo occhio,
L'io, chiamatelo come volete, l'io, il terzo occhio e il vostro angelo. Non lo sapevo neanche io fino a 4 mesi fa. Ve lo dico chiaro. È una vita che diciamo, c'è un angelo, esiste un angelo, ma esistono gli angeli. Ecco, adesso lo sapete che esistono e ce l'abbiamo qua, dalla nascita. Questo angelo vede che voi si riempie questa istanza con i peccati, con la televisione, rumori, fastidi, collere, bisticci con il marito, una sera sì, una sera no, divorzi. Quando sentite un solletico nella pelle, mentre dico queste cose, segnatevelo, perché quello è il problema che vi è venuto, la malattia. Bisticci con i vicini, avendo avuto uno stupro, le donne, le sorelle o chi ancora è nel mondo, creature del nostro padre. Spaventi, incidenti, trauma psicologici, e quante ce ne sono. Allora, se mi metto a nominarli tutti, stasera forse non facciamo la live, e io c'ho da pregare adesso per tutti, anche per Adriana Saviere, che ha un meringione alla testa. Solo ti dico, Adriana, non pensarlo più, perché questo meningioma alla testa, vai subito a bollire l'acqua, portati il telefono vicino, così ciò che dico lo ascolterai. Ti metti là vicino, tu lo sai fare, che metti sul lato sinistro, qua ti faccio vedere. Su questo lato di qua, a sinistra, c'è un quadrettino, anche che sei nella chat, cliccando questo quadrettino puoi fare altre cose senza che la live si chiude, hai capito? Poi ci puoi ritornare di nuovo cliccando questo quadrettino sotto, entri di nuovo nella live senza che esci. E punti l'orologio a 3 minuti, sicuramente lo sai fare. Punti l'orologio a 3 minuti quando hai messo la bottiglia dell'acqua dentro la pentola e hai acceso. E stai lì davanti finché suonano questi 3 minuti. Bollisci quest'acqua e il primo bicchiere la bevi calda quando non ti bruci. Poi se c'hai un temese, l'acqua mettila dentro il temese, così la bevi sempre calda, tanto è l'inverno. In estate invece si può mettere nel frigorifero dopo il primo bicchiere, perché il primo lo dovete bere sempre caldo, perché va a fare un velo alla malattia. E vi spiego. Sapete il velo bianco che c'è nell'uovo? È la protezione dell'uovo. E quando si apre l'uovo e si prende questa protezione bianca, se c'è una ferita grande si mette attorno a quella ferita, non ci sono bisogno neanche punti, avete capito? E allora
L'acqua bollita fa questo velo al tumore, al febbrone, all'infiammazione. Li isola completamente, facendoli isolati dal resto del nostro corpo. Loro là dentro si muovono finché hanno vita, perché non mangiando moriranno. A capo di un mese o due sono morti, perché sono isolati.